Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo What I Eat in a Day. È prestissimo, sono le 7:30 del mattino, io devo ancora fare colazione e come vi ho già raccontato sto seguendo una dieta dalla nutrizionista, quindi ho il mio programmino stampato, ma in realtà ogni giorno mangio quello che voglio seguendo le indicazioni della dieta. Perciò nemmeno io so cosa andremo a mangiare oggi. Io di solito ho due opzioni di colazione: o il porridge o il pane con la marmellata, e sono appunto le colazioni che già facevo prima e che ho detto alla nutrizionista di aggiungere con le giuste quantità. Però il sabato c'è anche la colazione col pancake, che io non ho mai fatto. Dovrei aspettare domani che è sabato probabilmente, però dato che siamo in vena di video, sperimentiamo oggi. Non è un vero e proprio pancake, cioè un pancake da dieta, quindi molto molto... Nel corso della giornata non vi dirò le quantità esatte di quello che mangio, perché adesso che sto seguendo una dieta non vorrei che qualcuno si facesse strane idee, però il pancake penso che possiate replicarlo con le quantità giuste senza problemi. Allora, 80 g di albumi, 30 g di farina integrale, questa è di avena, è da una vita che non mangio un pancake ragazzi. Per dare un po' di consistenza volevo usare anche i fiocchi di avena, sempre compresi nei 30 grammi. Perfetto. Quindi ricetta: 80 grammi di albume, 30 di farina, fine. Lo faccio tipo crepe, quindi uso questa pentola piatta antiaderente. Adesso preghiamo tutti che non si appiccichi, perché non userò né burro né olio. È anche per questo che ho usato questa pentola molto larga, perché è quella più antiaderente che ho. Opala! Dun dun dun. Stamattina farò una cosa che faccio tutte le volte che ho la giornata, la mattinata piena, cioè accorpare la colazione allo spuntino, perché prevedo già che non avrò tempo di fare tranquillamente senza stress lo spuntino di metà mattina, che è lo yogurt con la frutta, quindi preferisco unire tutto così da rimanere più sazia fino a pranzo e non saltare il mio spuntino, che comunque mi piace, anche perché dopo devo andare dal commercialista, quindi mi serve un po' di gioia in forma di cibo. Prima di colazione io prendo la vitamina D e poi i probiotici. Quelli che sto prendendo in questo momento sono quelli per favorire la dieta. In realtà ho sempre preso quelli di MyBags proprio per sistemare l'apparato digerente, prendersi cura del sistema immunitario. Amo prendere i probiotici. Questo in realtà è un mix di pre e probiotici. Da quando li prendo non ho quasi mai problemi di stomaco e intestino, quindi per me ormai è diventata un'abitudine prenderli. Questa qui è la mia crepe. Devo dire che è molto carina, grazie a mango e fragoline. Ci schiaffo su anche lo yogurt, pure senza zucchero. Potevo mettere un po' di stevia. Il risultato è molto buono, perché il mango è dolcissimo, quindi buona colazione. E niente raga, la mia schedule è andata a farsi benedire, perché il mio commercialista ha avuto un problema personale, quindi appuntamento cancellato. Di conseguenza mi si è liberata tutta la mattinata e sto pensando di andare in palestra, quindi adesso mi cambio e sì, andiamo ad allenarci. Allenamento andato raga. Vabbè ragazzi, abbiamo il sottofondo della caldaia che dovremo cambiare quest'estate, ma col fatto che abbiamo comprato casa e questa è solo una situazione momentanea, ormai non ci stiamo investendo più di tanto. Comunque ho comprato i nuvolatte della Morato che avevo finito, che mi fanno impazzire. Ieri ho finito le uova, quindi le ho riprese. Poi un po' di ananas come frutta, barrette, queste della Kellogg's mi piacciono tantissimo, sono le più buone in assoluto secondo me. E poi degli asparagi, era da tempo che volevo mangiare gli asparagi, ho trovato questi che sono piccolini e secondo me saranno teneri. E poi il motivo per cui sono andata, lo sturatore, raga, io tra capelli e make-up intaso sempre tutto, soprattutto con il make-up. E quindi almeno una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, questi cosi mi aiutano. Bene, vado a fare la doccina, perché anche se non ho sudato tantissimo, ci vuole.
Eccoci qua ragazzi, ci voleva proprio. Adesso volevo farvi vedere la routine Freshly che sto facendo per mantenere la pelle compatta ed elastica. Io inizio sempre dalla doppia detersione. Uso questo qua, il Silky Passion Cleansing Oil. Ha una formula 100% naturale con oli biologici ed è estremamente delicato sugli occhi, quindi approvato anche se avete gli occhi sensibili. A questo punto, soprattutto se avete il make-up, potete rimuovere l'eccesso con un dischetto di cotone. Io invece passo direttamente al cleanser Rose Quartz Facial Cleanser, che è questa crema detergente pazzesca, deterge delicatamente, lascia la pelle morbidissima quando lo sciacquate. Non ho la più pallida idea di quante confezioni io abbia finito negli anni. È adatto a tutti i tipi di pelle, ma soprattutto se avete la pelle secca, ragazzi, questo è il detergente che dovete comprare, perché rimuove appunto le impurità senza seccare, quindi fantastico. Siero la vitamina C, per me immancabile, per mantenere la pelle morbida, idratata, luminosa soprattutto. È un siero al 99,9% con ingredienti naturali. È un profumino fruttato che mi piace tantissimo. Poi guardate, la texture è leggerissima, assolutamente non unta, quindi si assorbe velocemente e sfruttiamo i tre poteri della vitamina C, quindi il potere antiossidante, il potere antimacchie e il potere antinquinamento. Crema idratante, uso la Bloom Orchid, anche lei ha un profumo fruttato buonissimo, una texture fluida che si assorbe bene ma idratando intensamente la pelle, quindi indispensabile per avere un effetto di pelle compatta e super rimpolpata. Ultimo step, lo diciamo tutti insieme, protezione solare. In realtà questa non è una semplice SPF, ma è una super novità che ho testato nell'ultimo periodo. Si tratta di una skin tint colorata, quindi con SPF 30. Adesso mi asciugo i capelli, altrimenti prendono forme strane, e ve la faccio vedere applicata. Sul viso, ragazzi, come vi dicevo, vado a usare questa super novità di Freshly, cioè una tinta viso che dona un tocco di colore con una copertura ultra naturale. Ha un SPF 30, quindi difende la pelle dai raggi del sole e dalla luce blu, e in più contiene anche dei principi attivi idratanti e antiossidanti per difendere la pelle dal fotoinvecchiamento, quindi un prodottino super interessante. Esiste in tre colorazioni che si adattano ai vari tipi di incarnato, proprio perché una volta sfumato l'effetto è ultra naturale, bellissimo ragazzi. Ovviamente, come tutti i prodotti Freshly, ha degli ottimi ingredienti. Il profumo, anche in questo caso, è un profumo fruttato con delle note di ciliegia, molto delicato però. E guardate come illumina, perfeziona l'incarnato, lo uniforma e lo fa apparire subito più sano. Guardate ragazzi, l'effetto è veramente meraviglioso. Pelle vera ma perfezionata, illuminata, e con i principi attivi che contiene migliora proprio la pelle giorno dopo giorno utilizzandolo, quindi una vera chicchetta. Questo, come tutti gli altri prodotti, li potete trovare sul sito di Freshly, per cui io ho anche un codice sconto del 25%, quindi acquistando qualsiasi cosa sul sito di Freshly e usando il codice GAIAIT avrete il 25% di sconto su tutto. Non riesco a smettere di guardarmi la pelle nello specchio, perché dal vivo è incredibile, guardate com'è radiosa. Finalmente è arrivata l'ora di pranzo, ragazzi, non ce la facevo più, avevo una fame pazzesca, proprio perché non avevo più il mio spuntino da mangiare, avendolo mangiato insieme alla colazione. Ho una poké bella pronta, perché ieri sera ero stanchissima e per poterne ordinare una ne ho ordinate due per raggiungere il minimo di spesa dell'ordine. Però devo dire che non sgarrerò la mia dieta, perché sono ben bilanciate. Ho scelto una base di riso nero, patate dolci, spinacino, cetrioli, pomodorini, pollo, tofu, senza condimento, la condirò io, e secondo me è il condimento che ti frega quando mangi queste cose. Metto un pochino di soia invece del sale, e poi come olio uso questo spruzzino, così ne mettiamo poco e si va sul divano a mangiare la poke. Assaggiamola. Quella di ieri sera era spaziale, però l'avevo presa col salmone e i gamberi, quindi probabilmente anche quello ha influito molto sul mio giudizio.
Questa non è male, ma la patata dolce non è cruda, ma potevano cuocerla di più. Con un po' di maionese sarebbe fantastica. Benvenuti in Cucina con Gaia. Allora ragazzi, mi stavo preparando per questo momento da giorni. Ho visto su TikTok una ragazza che faceva un green juice decantando i benefici per la pelle, per la salute di questo succhino con spinaci, sedano, cetrioli, eccetera. E io sono andata in fissa. In realtà amo le cose verdi, cioè nel senso, i succhini verdi a me fanno impazzire, anche quelli a base di verdure, ed era da un secolo che non usavo il mio estrattore, cioè addirittura l'avevo messo in cantina per farvi capire, e quindi ho detto: quale occasione migliore se non provare questo succhino nel cosa mangio in un giorno, anche se non l'ho mai provato. Però vabbè, andiamo oltre. Fonte della ricetta TikTok. 2 mele verdi, non le trovate, quindi ho preso 2 mele gialle, 250 g di spinaci, un gambo di sedano, un cetriolo grosso, io ne ho 2 piccoli, 2-3 limoni e un po' di ginger. Tra l'altro ho preso dei limoni biologici che arrivavano dalla Sicilia, mi sono gustati un occhio della testa. Non vedo l'ora di avere la mia cucina con l'isola. No, in realtà probabilmente noi non faremo l'isola nella casa nuova, ma una penisola, quindi un tocco che si allunga ma non a sé stante, per occupare meno spazio. Per quanto riguarda la casa non ci sono grossi aggiornamenti, l'unica cosa che vi posso dire è che il preliminare, cioè il momento in cui dovremo dare il primo grosso anticipo, sarà a fine maggio inizio giugno. E all'inizio doveva essere a gennaio, quindi spero che questo non influisca troppo anche sulla consegna della casa, che dovrebbe essere a estate dell'anno prossimo. Allora, succhino fatto, lo metto da parte e adesso prendo il sedano. Le istruzioni non sono chiarissime, c'è chi ne mette 2 gambi, chi 3. Alla fine si tratta di un succo, quindi non è che la ricetta precisa. Sì, fa la differenza sul sapore, però non succede niente. Io ne metto 7. Qua, cetriolo, facciamone uno. Anche la mela, secondo me potrei metterla intera quasi. Tanto poi tutte le fibre, tutta la parte solida nella centrifuga viene eliminata. E poi un pezzettino di ginger. Non ne metto troppo perché ho paura che venga piccante. Adesso facciamo un assaggino aggiungendo anche il limone, così capiamo se aggiungere qualcos'altro. No, vabbè, manca qualcosa. Secondo me ci vorrebbe un po' di frutta in più, quindi qualche mela in più. Mi piace un sacco. Ve l'ho detto che io amo queste cose verdi. Forse avrei potuto osare di più col ginger. Se vi state chiedendo come rientri questo nella mia dieta, è un extra. Però dai, alla fine un frullato di verdura con un pochino di frutta, quindi pensavo di metterlo qua dentro. Comunque la centrifuga è una di quelle cose che usi pochissime volte, quindi ogni tanto ti penti di averla comprata perché hai paura di aver buttato i soldi. Però quelle poche volte che la usi ti dà una soddisfazione incredibile, perché ovviamente potete fare anche dei succhini molto più dolci con la frutta rossa, con tantissime altre cose. Bello bello,
Sono felice. Ecco, sicuramente adesso sono molto meno felice di doverla pulire. No vabbè, sembra il tagliaerba. Come merenda invece sono indecisa se farmi una briochina nuvolatte della Morato o mangiarmi una barrettina. Calorie sono le stesse. Questa è più sfiziosa però. Questa è la mia dipendenza. Vince lei. Questi qua sono dei panini al latte che però a me sembrano delle vere e proprie briochine. Considerate che io non mangio merendine, non mi piacciono. E questa è la cosa più vicina a una merendina che mangio volentieri tutti i giorni. Si trova nel reparto del pane e appunto un panino al latte che io scaldo. Oggi l'ho anche un po' bruciato, diciamo. E diventa croccantino all'esterno e morbidissimo all'interno. Mi profuma proprio di panino al latte. È buonissimo. Mi sono appena arrivati i biglietti per New York e quindi mi sono sentita ispirata e mi sono messa a scrivere un po' di idee, di video, di cose da fare quando sarò lì. In realtà ho messo il vlog per lamentarmi perché sono le 7 di sera e io a quest'ora inizio a avere veramente fame e Salvo non è ancora tornato a casa. L'ho chiamato mezz'ora fa ed era ancora in riunione. Ed è strano, cioè lui di solito alle 5 e mezza torna. Si vede che hanno avuto qualche problema. Ho scongelato un paio di cose per la cena, o meglio, ho scongelato il kebab per lui. Questa carne di pollo kebab dell'Aia, buonissima, che io non mangerò. E i totani per me. Però l'ho fatto tardi, erano già le 5 quando li ho tirati fuori dal freezer, quindi non so se saranno belli pronti. Quindi forse è anche meglio che lui stia facendo tardi. Ho fame, raga. Ho fame. Come previsto, ragazzi, non si sono scongelati completamente. Per il kebab non penso ci siano problemi perché comunque sono tanti pezzettini e secondo me con un po' di calore si scioglieranno subito. Per i totani invece non so che fare. Vi confesso che è la prima volta che li compro. Proprio perché sto facendo la dieta, sto anche cercando di variare nelle proteine. Io amo il pesce, ma di solito ero abituata che me lo cucinava mia mamma facendo ricettine particolari. Come verdure invece Salvo aveva voglia di finocchi, gli faccio una bella insalatina. E adesso cerco di capire su internet come cucinare gli asparagi, perché so che si fanno al vapore, però vorrei farli anche un po' grigliati, quindi devo capire se per farli grigliati prima devo anche cuocerli al vapore. Guardiamo. Scaldare la piastra e piazzarli sopra per 3 minuti circa. Ah, ok, così. Quindi non vanno neanche lestati. Fantastico. Le patate fritte. Non ci sono le patate fritte. Le patate a fuoco. Le abbiamo patate? No. Le patate con dei finocchi non è che... C'è il pane fresco. Hai fame, ho capito, però non è un mio problema, cioè se ti presenti a casa alle 7 di sera... Non è che mi sono andata a fare... Sta registrando. Sì, sto registrando. Non è che sono andata a divertirmi in una discoteca. Ah, in una discoteca, specifichiamo. È stata una riunione di lavoro abbastanza importante. E c'è una figlia che mi sta dicendo, papà smettila di dire cazzate, dai papà. Ma la cosa divertente è adesso scoprire se questi cosi c'hanno dentro le budella. No vabbè, mi aveva detto che erano puliti. Ragazzi, il pescivendolo mi aveva detto che non c'erano le budella dentro. Col fatto che sono congelati forse è più facile pulirli senza schifarmi troppo. Allora, ce l'ho fatta a grigliare gli asparagi, ne ho già assaggiato uno e i toglioli! E sono buoni? Guardate che piattino, dai, sembra un po' un piattino da ristorante. Mm-hmm. Anche i totani alla fine sono appetitosi nonostante l'intoppo iniziale. Quindi assaggiamo. Non sono come quelli della mamma, però si mangiano, dai.
Buono questo asparago. È una verdura che mi piace un sacco, ma non la prendo mai perché è difficile trovarli così piccolini, sottili, e anche perché poi di solito costano un sacco. Invece li ho pagati solo 2 euro. La tua papa com'è? Molto buona. Ottima. Buon appetito. È stata proprio una bella cenetta. Devo dire che il segreto a volte per non mangiare troppo è anche soddisfare il palato cucinando piatti nuovi, quindi puntando più sulla qualità, sulla varietà, piuttosto che la quantità di cibo. Io spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi mancava fare un video specifico sul cibo, sapete che sono una gran golosa e mi piace anche guardare video come questi da altre persone per trovare ispirazione, quindi spero che sia lo stesso per voi. Fatemelo sapere giù nei commenti, così eventualmente ne farò di più nelle prossime settimane. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!